Salve a tutti, benvenuti sull'Aviland. Come potete vedere dall'inquadratura e avrete già visto magari dalle foto di copertina, in questo tutorial andremo a realizzare delle zucche. Saranno delle zucche almeno nel colore alternative, però voi naturalmente potete farla con i colori classici, diciamo l'arancio oppure verde, insomma, vedete un po' voi, oppure ricrearle come me che volevo, insomma, un colore alternativo, appunto. E nel tutorial andremo a realizzare questa più grande. Diciamo, la procedura è uguale per questa piccolina, tranne che questa qui è lavorata a coste 2, 2, 2 a 2, quindi praticamente due rovesci e due diritti. Questa qui è a coste, sì, ma 4 diritti e 2 rovesci. Quindi cambia solo questo e poi la dimensione. Come maglie da avviare, con la stessa procedura che abbiamo fatto per questa più grande nel tutorial, sono 80 maglie, quindi ne dovete avviare la metà 40, perché dovete rispettare il multiplo di 4. La metà perché poi vedete nel tutorial, quando andremo a realizzare questa più grande, il motivo di perché. Del perché, insomma, avviarne la metà. Per questa abbiamo avviato 102 maglie per rispettare sempre il multiplo, ma questo lo spiegherò nel tutorial. E niente, quindi qua ci siamo fermati a un attimo che vi dico i centimetri, insomma, lo dico mi sembra anche nel tutorial. 11 centimetri d'altezza, ci siamo fermate e abbiamo chiuso, quindi comunque il filato è uguale ed è un comunissimo filato in mistolana. Ho lavorato con i ferri numero 4, quindi voi potete prendere anche un acrilico da lavorare se volete queste dimensioni, altrimenti insomma poco più poco meno non è un capo da indossare che magari ci può essere così, insomma, rilevante. E quindi dicevo, con i ferri numero 4 e da un gomitolo da 50 grammi, un attimo che vi dico se c'è il metraggio, che non c'è il metraggio, quindi un gomitolo di 50 grammi e questo pochino è rimasto. E naturalmente vi servirà dell'ovatta siliconica, vedete, che ormai si trova ovunque, ma anche online potete reperirla per imbottirle, riempirle. Un ago da lana in modo da fermare le codine e creare poi l'effetto schiacciato. Questo, insomma, lo vediamo pure nel tutorial. Per quanto riguarda poi questi ricciolini che la pianta, insomma, della zucca ha comunque questi ricciolini, e li ho ricreati con un qualsiasi filo che vi trovate in casa, di cotone, di lana, il colore che volete, insomma, quindi comunque proprio giusto qualche metro di filato qualsiasi. E poi ho messo un pezzo di bacca di cannella, penso si dica bacca, correggetemi se sbaglio, di cannella come picciolo. L'ho incollato della colla liquida e quindi niente, il gioco è fatto. E niente, io spero vi piacciono. Se così fosse, lasciatemi un like e adesso vi lascio al tutorial e vediamo come si realizzano. Ciao ciao!
Dunque, andiamo ad avviare un numero di maglie che siano divisibile per 6, quindi un multiplo di 6. Io ne avvierò 102. Come facciamo? Lo farò insieme a voi, ma comunque abbiamo sul canale il video per l'avvio e quindi potete andare a vedere il video per chi magari non lo sapesse fare. Faremo questa tipologia di avvio. Adesso io farò. Ho detto 102 maglie, quindi ne farò 51 perché poi andrò a fare degli aumenti e raddoppieremo. Quindi facciamo 51 maglie e poi continuiamo. Ecco qua. Dunque, nel video dell'avvio vi dico anche come calcolare più o meno il filato che serve, insomma, la codina che serve per le maglie che dobbiamo avviare. E qua lasciatene abbondante perché comunque vedete deve rimanere un po' di filato, 40 centimetri, per andare poi a cucire senza fare unioni extra, insomma, lo lasciamo già all'inizio. Adesso io lavorerò con il Magic Loop, anche di questo c'è il video nel mio canale, quindi chi non lo conoscesse può andare a guardare il video. E quindi lavorerò con il Magic Loop, stavo dicendo, voi potete farlo con il gioco di ferri. Oppure dovete farla con i ferri lineari e poi cucire anche il laterale. Allora adesso vedete, io vado a fare il primo punto e poi faccio l'aumento con un gettato. Quindi vedete, un diritto e poi faccio l'aumento con un gettato. Un diritto e un gettato. Un diritto e un gettato, un diritto un gettato per tutto il giro, quindi alla fine dobbiamo avere 102 maglie. Finito il primo giro, adesso vado a lavorare il secondo. Vedete, questo sta così perché è il gettato di fine giro. Abbiamo iniziato con un diritto, terminiamo con un gettato. Adesso io vado a fare 4 diritti, il gettato allora lavoreremo a diritto, quindi vado a fare 4 diritti e 2 rovesci, 1 e 2. 4 diritti, 3 e 4 e 2 rovesci. La sequenza sarà questa per tutto il giro e se facciamo tutto bene, dobbiamo ritrovarci alla fine del giro con 2 rovesci, visto che abbiamo iniziato con 4 diritti. Perché la sequenza è 4 diritti e 2 rovesci, così per tutto il giro terminiamo con 2 rovesci. Ho terminato anche il secondo giro e adesso da questo punto in poi andremo a fare sempre 4 diritti, 2 rovesci per tutta la lunghezza, quindi 4 diritti e 2 rovesci. Ripeteremo questa sequenza per tutta la lunghezza che sarà
adesso non so, 15 centimetri, vediamo un po'. E per quanto riguarda l'inizio del giro, se state lavorando come me e non c'è bisogno di mettere marker, c'è la codina e l'inizio del giro, quindi altrimenti potete tranquillamente mettere un marker, vedete un po' come vi trovate bene voi. Adesso allora lavoriamo con questa sequenza e vediamo un po', per i centimetri. Allora, vedete, io ho lavorato per, vi dico subito, i centimetri, per 12 centimetri. Adesso, prima di chiudere, perché voglio vedere bene se l'altezza basta, facciamo così, prendo la codina dell'inizio, vedete? E vado, l'ho infilata nell'ago e vado a passare, vedete, in ogni foro del primo giro dove abbiamo fatto i gettati, vedete che c'è un foro, quindi in ognuno passo con così con l'ago il filo in modo da poter poi, vedete, arricciare e stringere tutto il sotto in modo che si chiuda così, vedete, così prendiamo tutti i fori fino alla fine del giro. Vedete? Adesso passiamo qualche volta in più, troviamo un punto, insomma, dove poter, vediamo, entrare qualche punto per stringere ancora di più e magari chiudere quasi a zero il foro, oppure passare con, perché le maglie sono parecchie, quindi non si riesce proprio a chiudere totalmente. Quindi magari lo facciamo, vediamo un po' così, passando proprio con dei fili. Insomma, facendo un punto di qua e di là in modo da chiudere, perché dobbiamo mettere l'ovatta all'interno e quindi non vorrei farla uscire poi all'esterno. Cerchiamo di chiuderla a zero, insomma, passando di qua e di là. Adesso io termino e poi vediamo come chiudere sopra. Dunque, io ho fatto ancora qualche giro, vedete qua ho chiuso completamente e adesso sono 14 centimetri da questo punto a questo punto. Adesso vado a fare delle diminuzioni perché comunque ci viene più facile poi chiudere a zero, insomma fare la ricciatura, quindi faccio così. Due maglie insieme per tutto il giro, così vedete, così, e poi andiamo ad infilare con l'ago il filo tutte le maglie e chiudiamo. Naturalmente dobbiamo prima imbottire, quindi mettere l'ovatta all'interno. Facciamo tutto il giro così.
Dunque, una volta che abbiamo finito il giro con le diminuzioni, andiamo a tagliare il filo. Lasciamo un pezzo, 40-50 centimetri, infiliamo l'ago e andiamo a passare le maglie sull'ago e di conseguenza sul filo, sulla codina. Così, tutte le maglie che abbiamo andiamo a passarle qua sul filo, così vedete, in modo da poi riempire e chiudere. Insomma, andremo a chiudere come abbiamo fatto sotto, così. Vedete? Ho passato tutte le maglie sul filo e adesso andiamo a riempire un po' di ovatta siliconica. Ce ne vorrà un po' qua. Così. Riempiamo bene bene e poi andiamo, vedete, a tirare e a chiudere e andiamo a bloccare poi la codina. Dunque, io l'ho riempita, vedete, ho stretto, arricciato, quasi chiuso le maglie, quindi è rimasto questo piccolo forino che poi si andrà a chiudere con il picciolo. Passate un po', dopo aver fatto il primo giro, vedete, fatene altri passando così, alla bene meglio. E tirate in modo che si chiuda un altro pochino. Adesso io, vedete, sono da questo lato, vado da quest'altro lato e cerco di far uscire l'ago sotto. Se riesco a prenderlo, vedete, magari fatelo con un ago più lungo del mio, in modo da avvantaggiarvi. Vedete, è uscito da questo lato, adesso vado dall'altro lato qua, insomma, lascio un po' di spazio e cerco di uscire di nuovo sopra. Vediamo un pochino, ecco. Adesso cerchiamo di fermare il filo in modo da bloccare perché così facendo si schiaccia un po' la zucca e prende la forma, diciamo, un po' più realistica, vedete? Poi naturalmente andiamo un po' ad aggiustare. Quindi fermate bene il filo e poi potete tagliare. Dopodiché andrò io, voi fate come più vi viene meglio, andrò con un po' di silicone, vedete, liquido, a metterlo qua sopra e un pochino qua sopra. Questo è un pezzettino di bacca di cannella e metterò un po' di colla qua, un po' di colla qua e andrò a posizionarlo così come ho fatto già per questa più piccola, vedete? Questa è lavorata a coste 2 e 2, quindi due dritti e due rovesci. Questa invece l'abbiamo lavorata 4 diritti e 2 rovesci ed è più grande. Quindi adesso io faccio questo passaggio, è inutile che ve lo faccio vedere anche perché ci vuole un po' prima che scenda la colla e poi la vedremo finita, magari vediamo un po' se legare un filo o fare qualche altra cosa qua al picciolo. Dunque, vedete, io ho fatto una catenella e poi in ogni catenella ho lavorato due punti bassi e quindi poi dà questo effetto, vedete, attorcigliato. E questa l'ho lavorata con questi colori, diciamo autunnali, di questo filato, vedete,
un po' variegato, quindi giusto qualche metro di filato che vi trovate, ma poi voi la potete fare in qualsiasi colore. Ad esempio, potete fare la zucca, se vi piace, tradizionale arancione, poi fate sul verde, diciamo, non sono neanche le foglie, e sono quei ricciolini che in effetti nella pianta della zucca ci stanno. Volendo potete anche fare le foglie, insomma, vedete un po' voi. Io ho fatto questo colore alternativo, proprio della zucca parlo, e adesso magari la facciamo per questa piccolina e vi faccio vedere come ho fatto. Ho avviato 70 catenelle e in ogni catenella ho lavorato 2 punti bassi, e ho ottenuto questa lunghezza per questa zucca che è più grande. Per questa piccolina magari, non lo so, ne facciamo 50, quindi andiamo ad avviare una catenella. E ripeto, magari 50 catenelle penso che bastino. Quanto riguarda questa, ho lavorato con l'uncinetto del 3,5. Penso sia anche superfluo, perché sono sicura che voi farete queste zucche con il filato che vi trovate in casa, quindi mettete l'uncinetto adeguato, mentre con questo, che è un cable 5 se non erro, vedete un residuo, e sto lavorando con l'uncinetto numero 3. Quindi adesso vedete, salto la prima catenella e nella seconda vado a fare, ho fatto 50 catenelle, 2 maglie basse nella terza, 2 maglie basse. E così per tutta la catenella, 2 punti bassi in ogni catenella, così. Ecco qua, terminato. Ho tagliato le codine, le ho nascoste. E adesso niente, l'ho semplicemente appoggiato così sulla zucca, ma voi potete anche metterlo solo così, con un punto o un po' di colla, oppure lo potete mettere così attorno, insomma, legarlo magari, vedete un pochino. Tanto la zucca starà sicuramente appoggiata su un mobile, insomma, per decorare la casa durante l'autunno e perché no anche per l'inverno. Quindi niente, questa era la mia idea di zucca alternativa. Spero che l'abbiate trovata di gradimento e che la facciate in tante. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!